Come aiutare i bambini piccoli a prendere delle decisioni? Questa è la domanda che andremo a fare alla mia super collega Martina. Ciao a tutti, io sono Martina Mazzoleni, psicologa dell'età evolutiva e psicoterapeuta e mamma di 3 bambini. Quello della presa delle decisioni è sicuramente uno dei passaggi più difficili ma importanti per noi genitori, perché l'educazione alla presa delle decisioni deve avvenire fin da piccolini. È ovvio che per età diverse ci sono strategie diverse e competenze che il bambino mette in atto diverse. Ad un bambino piccolino noi non possiamo andare a demandare la presa di decisioni rispetto a cose che non gli competono, no? Spesso si confonde la presa di decisioni con una tanta libertà. E quindi fai quello che vuoi, decidi tu cosa certo. mangiare, decidi tu come vestirti, decidi tu. No, non è questo. Per un bambino piccolo le decisioni devono essere un po' guidate e soprattutto gli vanno dati degli strumenti per poter prendere delle decisioni in modo il più consapevole possibile. Quando i bambini sono di fronte a tante scelte che devono fare, vanno in confusione e quindi spesso si ha la percezione di lasciargli la libertà di scegliere, ma non ne hanno le competenze. Proprio perché tante decisioni mettono un carico di responsabilità che il bambino non può avere. Allora, in tantissimi casi è bene poter proporre ad esempio 2 alternative. Ad esempio per la mattina io ti posso dire: preferisci mettere la maglietta rossa o la maglietta gialla? Non ti faccio scegliere che cosa mettere in tutto l'armadio. Oppure, se ti devo cucinare qualcosa, ti posso chiedere: preferisci la pasta bianca o la pasta rossa? Non ti posso dire: dimmi tu cosa vuoi che ti cucino, perché è una presa di decisioni troppo ampia che il bambino non sa gestire. Un'altra cosa a cui bisogna stare attentissimi nella presa di decisioni è proprio il lasciare in mano al bambino una decisione che diventa molto, come dire, molto generale e anche molto pericolosa da un certo punto di vista, perché poi ti si ritorce un pochino contro. E quindi ad esempio quando chiediamo al bambino: vuoi andare dalla nonna o vuoi andare all'asilo? Ok, non è una decisione che un bambino può prendere. Quello che possiamo chiedergli ad esempio è: vuoi andare all'asilo facendo dei saltelli o vuoi andare all'asilo camminando? Okay, rimane, quando abbiamo, questo per ridere, però quando abbiamo una regola non possiamo chiedere al bambino di scegliere quali regole utilizzare. Le regole devono essere ben chiare. Possiamo trovare delle valide alternative per scegliere come mettere in pratica queste regole. E questo gli allena tanto nelle prese di decisioni, perché la presa di decisione è una capacità che si allena col tempo e che deve però avere un contenimento, deve avere dei paletti. Tant'è che quando saranno un pochettino più grandi, il passaggio che si può fare con loro è il prendere decisioni attraverso il metodo del semaforo, ad esempio. Quindi io mi fermo, il rosso, mi fermo, penso a quale scelta posso fare, penso, quindi il giallo è proprio valuto le diverse alternative, io ti posso aiutare a valutare le diverse alternative, i pro e i contro della scelta che si fa, e prendo la decisione, andando anche a prendere in carico le conseguenze di una decisione presa. Ecco, le piccole decisioni che possiamo far prendere ai bambini è molto utile che abbiano dentro anche la parte della conseguenza. Io quando scelgo qualcosa devo essere consapevole che abbandono l'altra alternativa e quindi non posso poi volere l'altra alternativa. Se ho fatto una scelta, ho anche preso la scelta di prendermi le conseguenze della scelta non fatta. Marti, bellissimo, veramente un ragionamento logico estremamente intelligente ed interessante per tutti i genitori. Grazie mille a voi, lasciate un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!